modo di applicare quello che ho detto direttamente alle equazioni differenziali, quindi per adesso non se ne parla di equazioni differenziali, però voglio subito farvi capire, farvi un paio di applicazioni del teorema delle contrazioni che lo illustreranno ancora meglio. Allora, cominciamo a studiare queste due equazioni. Queste sono le equazioni in R. Allora, questa equazione x uguale coseno di x, e questa è un'equazione, e da quest'altra parte studiamo x uguale seno di x. Secondo voi, intanto ditemi le soluzioni di queste. K pi greca non va bene, 0 va bene, perché se ci metto 0 viene 0 uguale a 0, se ci metto K pi greca viene K pi greca uguale a 0, a meno che K non sia 0. Quante sono le soluzioni di quell'equazione là? E chi sono? Quante sono le soluzioni di quell'equazione? No, due, wow, qua due, dove la seconda? Una, x uguale 0. Allora, le soluzioni corrispondono ai punti, alle ascisse dei punti in cui si incrociano i due grafici. E questi due grafici, se vogliamo, se volete, si scavalcano, perché non si incrociano alla stessa tangente, nel punto 0 e basta. Voi lo sapete che seno di x, se stiamo parlando di numeri positivi, è minore di x. Se stiamo parlando di numeri negativi, seno di x è maggiore di x. Se x è uguale a 0, se x è uguale a 0. Quindi ha un'unica soluzione, x uguale a 0. È facile da trovare teoricamente. Questa equazione qua uguale a x, questa è y uguale a coseno di x. Quante soluzioni ha? Una, anche questa ce n'ha una, ma solo questa, chiamiamola x segnata. Solo che non c'è un modo facile di dire chi è x segnato. Sappiamo solo che x segnato è compreso tra 0 e 1, no? Perché quando x arriva a 1, il coseno di x è sceso da 1 a qualcosa inferiore di 1, e quindi si è già incrociato. Quindi segnato uguale coseno di x segnato compreso tra 0 e 1, è un solo. Ha a che fare tutto ciò con le contrazioni o no? Queste due equazioni hanno a che fare con le contrazioni o no?
le soluzioni di queste equazioni sono punti uniti. Punti uniti di chi? Queste sono soluzioni di queste equazioni, è un punto unito della funzione coseno, e questo è un punto unito della funzione seno. Le funzioni seno e coseno da dove vanno a dove vanno? La funzione coseno va da dove a dove? Da R a 0, 1 o no? Però se va da R a 0, 1 a me interessa la restrizione della funzione coseno da 0, 1. Se restringo il dominio, il codominio che gli succede? Si restringe pure lui, comunque sta dentro 0, 1. Quindi diventa una funzione da 0, 1 in sé. Ma se io adesso scrivo coseno x meno coseno y, la distanza come si fa? Si fa il valore assoluto della differenza. Allora, a chi è uguale questo? Coseno alfa coseno x meno coseno y posso scrivere che è uguale, applicando il teorema di Lagrange, è uguale a x meno y per la derivata del coseno. La derivata del coseno chi è? Meno seno. Il meno ce lo tolgo perché tanto c'è il valore assoluto, e scrivo così, dove xi chi è? È un punto compreso tra x e y, supponiamo che x fosse meno di y. Ok? Ho applicato semplicemente Lagrange. Però xi dove sta? Sta tra 0 e 1, perché x e y stavano tra 0 e 1. Nell'intervallo 0 e 1 il seno cresce, quindi xi, seno di xi è compreso tra 0 e seno di 1, ma seno di 1 è 0,84, insomma 0,8 e qualcosa. Ok? E chiamiamolo alfa. Quindi questo è uguale ad alfa, è minore o uguale di alfa, qualunque sia xi, è minore o uguale di alfa per x meno y. Cosa ho dimostrato? Coseno x meno coseno y in valore assoluto è minore o uguale di alfa per x meno y. Cosa ho dimostrato? Che da 0, 1 in 0, 1 la distanza del valore assoluto della differenza, questa è la distanza delle immagini, questa è la distanza dei punti di partenza, quindi il coseno è 1 co da qua a qua, coseno è 1 contra, è una contrazione. Allora, ingrandisco quella parte di grafico da 0, 1 in 0, 1. Qua siamo a 1. Ok? Allora, che significa adesso? Vi ricordate come si faceva a trovare i punti uniti di una contrazione? Si faceva x, poi si faceva f di x e poi lo si riportava come x. Allora, per esempio, 0. Coseno di 0 vale 1. Quindi f di x è 1. Adesso, cosa significa avere x con 1 uguale 1? Significa che questo qua che è y lo devo usare come x. Allora come faccio a usarlo come x? Immaginate di andare sulla retta, questa è la retta y uguale x, quindi qua adesso il punto non è più 0, 1, è il punto 1, 1. Quindi 1 adesso lo uso come x. E vado di nuovo sul grafico del coseno, che è, allora, questo è il punto
0 coseno di 0 che fa 1. Questo è il punto 1, 1. Questo è il punto 1 coseno di 1. Adesso questo è il punto coseno di 1 coseno di 1. Adesso se vado su questo punto qua è il punto coseno di 1 coseno di 2, scusate, coseno di coseno di 1. Questo punto qua, adesso, l'ascissa è rimasto uguale, coseno di 1. L'ordinata invece è coseno di 1. Vabbè, spero che abbiate capito come funziona il giochetto. Io rimbalzo continuamente dalla retta x uguale a x sul grafico della funzione viceversa. Quindi dalla retta vado sul grafico, dal grafico vado sulla retta. Ogni volta che faccio un passaggio, la mia x, la mia ascissa, o rimane costante o diventa, in un passaggio rimane costante, nel passaggio seguente diventa x con n più 1. Se era x con n diventa x con n più 1. Quindi è chiaro che andando a disegnare questi punti, le ascisse di questi punti si avvicineranno al punto unito. Infatti, qua io mi sto avvicinando. L'abbiamo già dimostrato, perché questa è una contrazione, la costante della contrazione dell'applicazione di Lipschitz è minore di 1, perché questo alfa era 0,8 e rotti. Graficamente a cosa corrisponde? Corrisponde al fatto che questa ragnatela, diventa una specie di ragnatela, sta stringendo attorno a un punto. Quel punto sarà proprio quello di coordinate x segnato, x segnato. L'ascissa fa x segnato e l'ordinata, siccome sta, fa x segnato, ma fa anche coseno di x segnato. Vedete, sta su tutti e due i grafici. L'ordinata sta su y uguale x, quindi l'ordinata fa x segnato, ma sta anche su y uguale coseno di x, quindi fa anche coseno di x segnato. Quindi questo è l'unico punto unito. Graficamente, ripeto, corrisponde al fatto che questa ragnatela gira, si stringe mentre gira, e a cosa corrisponde numericamente? Corrisponde che se avete la calcolatrice impostata ai radianti, ecco, chi ha la calcolatrice? Ce l'avete la calcolatrice? Avete una calcolatrice di quelle che se premete la funzione, una funzione vi fa la funzione di quello che c'è sul display, no? Un tempo erano lo standard queste calcolatrici, adesso, cioè voi una calcolatrice che se ci avete scritto 0 e premete coseno scrive 1. Quindi chi non ha una calcolatrice di questo tipo è inutile che mi... Ci sarà uno che ha una calcolatrice da 10 euro, no? Mica ce l'avete solo quelle là. Vabbè, mo soprattutto col telefonino. Allora, esiste in quest'A una calcolatrice del tipo che ho detto io o no? Ce l'avete. Allora, prendi 0, premi la funzione così, ti dirà 1. Adesso premi di nuovo così. Allora, x con 0 uguale 0, x con 1 uguale 1, x con 2 uguale? No, se è 0,99 la calcolatrice non è impostata in radiani. Allora, x con, ditemi, no, ditemi tutte le 10 cifre. 0 5 4 0 3, vabbè. Poi le cifre mano a mano che si stabilizzano le aggiungiamo. X con 3. Oh. 0 75 85. X con 4, fate un altro problema. Premete un'altra volta il tasto. Ah, qua scusate, siamo ancora a parlare di x uguale così 0 65. Poi x con 5 79. X con 6 X
con 7. X con 8. 70? X con 9. 70. Vabbè, adesso continuate a premere finché che non... però tenete conto di quanto quante volte premete. 10, 11, 12, 3, insomma. E ditemi quando le cifre sono stabilizzate tutte. No, quando sono stabilizzate tutte 8, 9, 10, tutte le cifre che avete sulla carta. Cioè, se continuate a premere deve uscire quello che ci sta scritto già. 90851 33 o 34. Provate con questo, metteteci l'ultimo, metteteci 3 o 4, non mi ricordo se 3, vabbè. Ok, quanti tasti avete premuto? Quante volte avete premuto il tasto? Se non me lo ricordate, ripartite da 0 e contate le volte prima che non esce. Ci devo mettere X, poi mi dovete dire che indice è. Sarà intorno a X40. Allora, vi sapete dire quante volte avete premuto sul tasto? 49 volte. Quindi X49 è più vicino rispetto all'errore macchina vostro della calcolatrice in questo caso, quindi a 10 alla meno 9 è più vicino di 10 alla meno 9 al risultato finale, ma diciamo meglio, scriviamo così: X49 è uguale a questo, è uguale circa X, almeno per quello che dobbiamo determinare. Quindi in realtà trovare questo valore, se io lo facevo fare a un computer, era facilissimo. Dicevo, prendi x, calcola il coseno, poi ricalcola il coseno, poi ricalcola il coseno, vai avanti fino a che non so quale. Quanti calcoli dovevo fare? Una cinquantina. Ogni, allora vedete qua, uno, due, tre, quattro, cinque si è stabilizzata una cifra, cinque si stabilizza un'altra cifra, cinque stabilizza la terza cifra, stabilizza 9, 10 cifre, ci vuole una cinquantina di là. Ogni cinque volte che premete il tasto, questo è esattamente un comportamento di tipo esponenziale. Ogni cinque volte che premete il tasto, la distanza diminuisce di un fattore 10. Quindi ogni volta diminuisce di un fattore che è la radice quinta di 10, che è alfa, più o meno, è il reciproco della radice quinta di 10. Allora fate 10 con la vostra calcolatrice, fate la radice quinta di 10, 10 alla quinta, 10 alla 0.2. Poi fate il reciproco, e ditemi quanto viene. Il reciproco della radice quinta di 10 quanto fa? 0? 0,63. Va bene. Adesso fate seno di 1. Non va bene.
deve essere uguale, non troppo dissimile da seno di 1. Seno di 1, i radianti guarda. 0,84. Allora, radice quinta di 10 non può fare. Vediamo un po'. Però potrebbe fare. Oh, in effetti per stabilizzare la seconda cifra, no, insomma vabbè, sto conto non viene, ma non, cioè quello che voglio dire è che lasciate perdere i primi valori, quando voi siete vicino alla soluzione, tutti questi valori sono tutti quanti vicino a x segnato, quindi anche x è vicino a x segnato, quindi questo valore qua è circa seno di x segnato, quindi alfa, l'alfa che conta asintoticamente sarà proprio il valore della derivata di f nel punto x segnato in modo assoluto, ok? Quindi se il valore della derivata di f in questo caso nel punto x segnato è, ah no, perché io ho sbagliato, e dovete fare giustamente non seno di 1, perciò non tornavo, dovete fare seno di questo valore qua, seno di 0,739, fate seno di 0,74, tanto non è che è proprio preciso, seno di 0,74 farà 0,63 circa. Vedete che stavolta torna, quindi ogni volta la distanza si moltiplica circa per 0,63, la distanza dal valore finale, ok? Perché siamo vicini a x segnato e ogni volta la distanza si moltiplica circa per seno di x segnato. Oddio, può sembrare un risultato insignificante, dice io ho dovuto premere 50 volte il tasto, però guardate che a un computer fare 50 volte il calcolo di una funzione non gli costa niente, quindi risolvere un'equazione in questo modo non gli costa nulla. È chiaro che non stiamo parlando di una soluzione esatta, stiamo parlando di una soluzione approssimata. Adesso provate a fare la stessa cosa con il seno. Adesso prendete la calcolatrice, impostatela in radianti. Però partite da 1, perché se parto da 0, grazie, sto già sulla soluzione. Partite da 1 e premete 100 volte il valore il tasto della funzione seno. E andiamo a vedere dove arriviamo. Allora, x con 0 uguale 1, x con n più 1 uguale seno di x con n. Adesso mi dite x con 100, dopo 100 volte che avete premuto il tasto, a quanto sale? Cioè non avete ancora neanche stabilizzato la prima decimale. Perché? Oddio, ma a me mi sembra pure basso. Però può essere. Allora, perché non si è stabilizzata neanche la prima cifra decimale? Allora, questa era la funzione x uguale x e questa era la funzione seno. Allora, quando io faccio adesso, cosa faccio? 1 seno di 1. Allora, se vedete, è come se io facessi una scaletta. Però questa scaletta ho la successione seno di x con n. Che fa? Se parto da 1, successione x con n più 1 uguale seno di x con n, quella là, che fa? Lasciate perdere le contrazioni, che fa? È una successione monotona decrescente. E quindi converge. A chi può convergere?
a 0, perché se con me c'è un limite, da qua il limite fa x, il limite x con n, da qua il limite fa seno di x con n, e quindi ottenete che è il punto fisso. Siccome il punto fisso abbiamo visto che esiste, è unico, anche quella non è una contrazione vicina a 0, ma il limite, il punto fisso esiste lo stesso ed è unico in quel caso, quindi che converge a 0. Qual è l'unica differenza? Che qua converge velocemente e là hai voglia gli anni a aspettare. Più vai avanti, più lenta va. Quindi converge a 0, ma ci mette, se volete avere una idea di quanto velocemente, di quanto lentamente converga questa qua, allora come si può fare? Allora io avevo detto x con 0 è uguale a 1, x con n più 1 è uguale a seno di x con n. Allora, per adesso spesso ipotizziamo che x con n vada come una costante diviso n alla qualche potenza, n alla rho, ok? Allora seno di x con n quanto farà? Farà n, allora quando n sarà abbastanza grande, questa quantità tende a 0, ok? Quindi x con n lo chiamo t, seno di t innanzitutto è t meno, vediamo un po', devo fare t cubo sesti, devo fare c cubo su n alla 6n alla 3 rho più termini di ordine superiore. Ok? Allora questo è t e questo è t cubo sesti. Rho non vuole essere una 9, è una rho. Ok? Questo deve essere c fratto n più 1 alla rho. Ok? Quindi a meno di termini di ordine superiore io trovo che c per 1 fratto n alla rho per meno 1 fratto n più 1 alla rho è circa uguale a c cubo fratto 6 per n alla 3 rho. Ho portato questo dall'altra parte e questo l'ho trascurato, ok? Adesso mettete in evidenza n alla rho, vabbè, una c la togliete, qua metto in evidenza n alla rho, qua mi viene 1 meno, qua viene 1 fratto 1 più 1 su n alla rho. Ho messo in evidenza n alla rho e quindi ho messo in evidenza il denominatore che viene questo. Questo è uguale circa a c quadro fratto 6 per n alla 3 rho. Allora questo qui è una quantità, 1 su n è una quantità piccola, elevato dalla rho fa circa 1 più t alla alfa, fa circa 1 più alfa t, quindi mantenendo il circa io qua posso scrivere 1 più rho su n. Quando faccio il reciproco diventa 1 meno rho su n. Adesso se andate a fare
la vostra differenza, trovate, qui vi viene rho fratto n alla rho più 1, sì, perché 1 meno 1 se ne va, meno meno rho su n fa rho su n, per n alla rho di fuori fa, allora questo deve essere uguale circa a c quadro fratto 6 per n alla 3 rho. Allora, innanzitutto vogliamo le potenze. Allora io trovo r rho più 1 uguale 3 rho. Quindi trovo 2 rho uguale a 1, rho uguale a 1 mezzo. Allora, se rho uguale a 1 mezzo, qua viene n alla 3 mezzi, qua viene n alla 3 mezzi, e qua viene 1 mezzo. Allora qui mi viene, allora n alla 3 mezzi, n alla 3 mezzi lo tolgo e ottengo l'equazione c quadro uguale 3, quindi c viene radica al 3. Quindi se ho fatto bene i conti, x con n sarà circa radical 3 su n alla 3 mezzi per n grande, avrà questo tipo di andamento. Poi, questa non è la dimostrazione, però mettiamoci a mettiamoci per esempio scusate, per n alla 1 mezzo, non alla 3 mezzi, 3 mezzi era dopo che era rho, era 1 mezzo. Allora mettiamoci 100, la radice di 100 è 10, 10 per radical 3 è 0,17, cioè scusate, 0,1 per radical 3 è 0,17. Dopo 100 volte, da quanto stavamo? 0,16, 0,14. Ti stabilizza 300, stabilizza 300. No, 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 ti stabilizza 300. No, la prima cifra. La prima cifra di 300. Vediamo un po'. Radice di 300 fa, esattamente, la prima cifra si stabilizza a 300. L'hai fatto dalla calcolatrice o da qua? Vedi, torna anche da qua. Perché radice di 300 fa 17 qualcosa, radice di 3 fratto radice di 300 fa 1 fratto radice di 300 e fa 0,1. Vedete che torna. Adesso, dalla formula, se volevo se vi chiedevo quando si stabilizza la terza cifra, se lo facevi col tastino il dito fumava, perché questo adesso per arrivare a 10 alla meno 3 questo deve essere 10 alla 6 sotto, anzi un po' più grande 10 alla 6, cioè deve essere 3 milioni, 3 milioni, la radice di 3 milioni, radice 3 se ne va, la radice di 1 milione fa 1000 sotto e viene 0,001. Quindi per stabilizzare tre cifre il tastino dovete prendere 3 milioni di volte. E vedete la differenza? La 49 volte si pare tanto, però in realtà ta, 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 è qua. Qua 3 milioni di volte. Quindi perché? Perché dove c'è la il punto unito? Il punto unito esiste è unico, però qua l'applicazione non è una contrazione, perché la derivata di seno chi è? Coseno, e coseno in 0 fa proprio 1. Questa è un'applicazione di Lipschitz, di costante di Lipschitz 1, e il punto unito ce l'ha proprio dove non è una contrazione, quindi ci converge, è un caso limite, ci converge, punto unito c'è, esiste ed è unico, ma ci converge stralentissimamente. È chiara la differenza? La 49 ho stabilizzato 10 cifre, ogni 5 stabilizzo una cifra. Qua la prima cifra ci vogliono 300, diciamo, devo premere il tasto 300 volte. Per stabilizzare la seconda cifra ci vogliono 30.000 volte. Per stabilizzare la terza cifra ci vogliono 3 milioni di volte devo premere il tasto, e così via. Una converge esponenzialmente, l'altra converge polinomialmente.
converge come radical 3 su radice di n, o radice di 3 su n, se preferite. Va bene? Ok, penso che per oggi...